Margine del centro storico, un centro storico forse tra i più belli della provincia di Napoli, che però vive tante criticità. Ecco, che cosa ora, se riuscissi a centrare l'obiettivo, ecco, che cosa faresti, ecco, stando dall'altra parte? Allora, io chiaramente di questo ne parleremo anche con tutta Nola domani, dei punti del programma, però non vi prometto grandi sogni, non grandi sogni, io vi prometto che ce la metterò tutta per seguire due punti, il riordino della città con equilibrio. Il riordino della città significa mettere riordino nell'ambiente, nel decoro urbano, nella decongestione del traffico. Molte delle nostre piazze sono un po' mortificate, no, dal traffico veicolare. Abbiamo una grande opportunità, i parcheggi che orbitano intorno al centro storico ci sono, ma non voglio entrare nel dettaglio, ma le due colonne portanti del programma elettorale saranno riordino e le opere pubbliche, le grandi opere, perché oggi si apre una grande occasione per la comunità, una grande possibilità per poter realizzare quei sogni che abbiamo da anni nel nostro cassetto, e quindi quelli cammineranno parallelamente su un solco di programmazione e di progettualità. Ma raccontarvi e dirvi, io farò in Piazza d'Armi questo piuttosto che alla caserma Principe Amedeo quell'altro, non farei altro che dirvi insomma cose irrealizzabili. E in questo grande progetto chiaramente noi abbiamo una visione unitaria, la visione unitaria di Nola costituita da Piazzolla e Polvica, e necessariamente non possiamo vedere disgiunte queste tre unità che fanno un tutt'uno. Quindi grande concretezza, da un lato riorganizzazione, ecco, per sintetizzare i tuoi due pilastri su cui si muoverà il tuo progetto, la tua proposta politica: da un lato riordino dell'esistente e grandi opere, ovviamente approfittando anche della grande sfida del PNRR. Però sullo sfondo, ovviamente non nascondiamocelo, abbiamo una grande difficoltà sul piano economico, nella situazione finanziaria, la carenza diciamo di organico del personale. Ecco, su questo giusto un accenno, come si affronteranno queste situazioni? Anche su questo è arrivato il momento ora di prenderne atto, cioè la situazione economica è quella che è, perfetto, la si deve affrontare. Un programma che è già stato avviato nel 2020 dal commissario precedente con le attività, però quelle vanno assolutamente perseguite, e basta guardare indietro, almeno per quello che penso io: la colpa è mia, la colpa è tua, la colpa è sua. No, c'è bisogno di un atto di responsabilità. Insomma, c'è un dato di fatto, c'è una situazione, ok, perfetto, affrontiamola e andiamo avanti, guardiamo a domani, appunto Nola domani. E in questo modo si perde un po' anche l'equilibrio nella comunità, no? Ci sono tante spigolature, conflitti, e per quale motivo? Invece c'è bisogno un po' di riacquistare fiducia, serenità, equilibrio, riordinare. Io direi proprio che questa è la parola che può essere la parola chiave. La parola chiave di Maurizio Barbato. Allora, abbiamo più volte citato Nola domani, naturalmente ogni claim, no, è sintetizzato in un logo, e vogliamo magari mostrarlo ovviamente per tempo. Ecco. Allora, io intanto adesso vi mostrerò il nostro logo, diciamo, di Nola domani, però volevo ringraziare veramente tutta la squadra della compagnia politica che insomma ha inteso convergere su di me, e questo progetto è partito con Angelo Lamagna, con il gruppo di Piazzolla. Siamo stati veramente uniti, ma delle persone straordinarie, delle persone che di grande equilibrio, questo non lo dimenticherò mai. E poi ha continuato sul tavolo con il gruppo politico, tutto il gruppo politico che vedo qui, che io non gli ho chiesto niente, se non il rapporto di amicizia che avevamo, lo avevamo già, e loro
hanno inteso convergere su di me, e per me è stata, indipendentemente da tutto, l'ho detto già prima, una grande attestazione di stima. Quindi voglio ringraziare in particolare tutti loro. E adesso, allora, adesso vi mostro il, diciamo, il nostro logo, che ha come sfondo il profilo, uno skyline della città. Uno skyline della città con al centro la denominazione Nola Domani, con Maurizio Barbato, sindaco. Vediamolo insieme. Ecco, lo sveliamo, un po' di suspense, eccolo qui. Ecco Maurizio, ecco. Ovviamente poi lo ritroveremo questo logo sui social, il tempo di, come dire, attivarci. E questo è il logo che accompagnerà la campagna elettorale di Maurizio Barbato e della coalizione Nola Domani. Allora Maurizio, io parlavo all'inizio, ecco, di questo momento elettorale, no? Come festa della democrazia. Ovviamente oggi è qui, quella di stasera è una conferenza stampa, perché anche tante persone, tante anche appartenenti alla coalizione, sono impegnati ovviamente nelle ultime formalità. Ovviamente la linea di partenza è quasi delineata. Ecco, che cosa ti senti di dire? Io ho fatto un appello alla nolanità in questo momento. Uno dei candidati, tra l'altro, è un tuo ex compagno di classe nella sezione C, sì. Carducci. Ecco, ci sono gli ingredienti, ecco, per fare una buona campagna elettorale di fair play, ma soprattutto di un linguaggio che parli al domani piuttosto che al passato. Ma l'ingrediente è quello, io ci credo davvero. L'ingrediente è l'equilibrio, dover trovare l'equilibrio anche nelle relazioni, nel proporre le cose, nel rapportarsi con la comunità. Quello secondo me è il presupposto. Per quanto riguarda tutti gli altri candidati che cominciano come me questo percorso, io faccio un augurio e un in bocca al lupo a tutti, a tutti. Beh Maurizio, siamo quasi alle battute finali di questa presentazione. Io avevo visto prima alcuni colleghi della stampa, però ci sono altri anche momenti in città che stanno seguendo, quindi non so se ci sono ancora presenti, vogliono fare qualche domanda per, ecco, Nello Cassese, ecco qui, prego Nello, Nello Cassese di 081 News, prego. Buonasera. Si è parlato appunto di una difficoltà che sicuramente ci sarà, che è l'astensionismo, che è molto probabile e sarà anche in aumento. Qual è la ricetta per combattere questo rischio? È vero, questo è vero, un elemento che caratterizza questo momento politico. Qual è la ricetta? La ricetta è sempre la sensibilizzazione. Come ho detto prima, bisogna fare in modo che la comunità si riavvicini di nuovo alla politica, e allora bisogna parlare alla comunità, sensibilizzare, un po' come io nel mio piccolo ho cercato di fare con i miei video, no? Proporre argomenti che possano interessare, ma nello specifico nel politico cominciare a parlare di nuovo di cose concrete, di cose che possono essere realizzate, e di condividere soprattutto, insomma, queste visioni.